adesso non è 9:11. Siamo dei gradi incoglioniti perché dormiamo di paro e stiamo andando allo studio. Come tutti i santi giorni. Mamma mia. Ah, quello là dietro è un futuro tavolino. Oh, anzi no, è per quelli della radio. Praticamente stiamo curando la produzione di una radio televisiva. Devo dire così? E niente, quindi ci serve un tavolino dove mettere i microfoni, siamo questo. Oddio, la polizia! Non attaccare. Oh! Cala, state calando. Scusate, eh? Un attimo solo, per favore. Rischiamo di essere arrestati tipo subito all'istante. Look. Mamma mia, che paura! Oddio! Che giorno mi attaccano? Maledetto. Di mazzo li prendo. Sono due giorni che Mero lavora e io niente. Già da qua pare finito al lavoro. Niente. Mi sono sbagliato, avevo visto un film tipo cos'era? Greco micidiale, che ha tutto un pezzo, tutto su cavalletto, tutto quanto roba. Ogni scena cavalletto e poi finale è un pare fatto a mano, tipo proprio a mano così, micidiale, mi sono andato di testa, che non ti aspetti, cioè cambia tutto, cioè il film è proprio... Ma io lo farei sempre... Tipo, che scena! Così. Io i film li farei tutto cavalletto quasi. La scena a mano è bella, perché mi piaceva pure a mano. È a mano. Tipo, proprio a mano, tipo... Sì. Inverti la gravità, per favore. Sì. Sto facendo quella cosa là, tipo... dello schermo infinito. In loop. Siamo cambiati un sacchissimo, tipo. Proprio assai, tipo allucinante. Non capisco perché. Tipo trasformati proprio persone diverse. Oddio, da qua sembra che c'è l'occhio che oddio, sballo! Vabbè, sembra che il tuo occhio è l'obiettivo della GoPro. Cortò animato, Sammy, non vado giù. Ehi, che piccole. Adesso ti spacco, basta. Allora, Federico è scoggiato questo semplice, come chiamarlo? Artifizio per nascondere tutte le vergogne. Comunque manca questo pezzettino, guardate.
tutto questo e abbiamo finito una stanza. Ma siccome è tardi e la pasta al forno è sul piatto, ce ne andiamo. La pasta nel forno. E niente. Però guardate che bello, sta finendo. Si vede tutto. Dobbiamo fare un videocorso per selfarsi. Farsi selfie con la GoPro. Allora, tutti i video che inizi tossisco. Vero. Dai. Sabato o lunedì abbiamo la luce, vero? Però io sì, me lo auguro. Abbiamo la luce nello studio. La prima cosa che faccio è l'albero di Natale. Quindi significa che noi avremo la corrente elettrica. Col corno devo fare le canzoni di Natale. Esatto, bello, spettacolo, compare. Ci siamo stati 6 mesi a finire quell'angolo. Ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Rotondolo. Abbiamo finito la stanza questa. Abbiamo iniziato quella. Speriamo di finire il prima possibile. Ora stiamo aspettando che ci allacciamo la corrente, così invece di segare a mano, segheremo col seghetto alternativo. Siamo al 10° giorno di Milano. Oddio, abbiamo paura. Non ce la facciamo più. Almeno Gabriele non ci viene. Ci sono i nani. I nani. Oddio. Aiutateci. Io però ho messo su Indie. Mi sto scoprendo un sacco di musica forte. Ma perché devo venire di nuovo, porco cazzo? Che? Smelli tavole, sempre. Perché smelli? Quando io non lavoro, c'è il dietro di bordo. I'm never gonna pass again. Perché le banane? Ci mangiamo le banane, al motore ci mangiamo le banane. Ti scappa, pieno di potassio. Ti ammazza, penso. Ma la riprendi a cazzo così. O la giri giusta, tipo così? Così, no, così. L'occhio deve essere verso. Ok, così. Il soggetto, sempre. Aspetta. No, mi metto questi vestitini piccolissimi. Ma c'è questo qua grande, compare. E io lo so, ho ragione. Ti metto le lenticchie. Ma. Vedi qua, li devo mettere, forse un prossima scena. Ma va bene, diciamo. Si può scena più tardi. Vabbè, no. Praticamente avevamo la media di 2-3 strisce di laminato al mattino perché dovevamo tagliare gli inizi e le fini, gli inizi e le fini di ogni tavola che usavamo per l'inizio e per la fine. E quindi, siccome tagliare a mano era pesante, ci spaccavamo bene, perdevamo un sacco di tempo. Che abbiamo pensato giustamente sempre alla fine del lavoro, sempre alla fine, perché all'inizio mai questi colpi di genio, oppure se ci vengono ci scantiamo. Abbiamo pensato di oliare la sega, di oliare la sega. In men che non si dica, abbiamo finito la stanza, cioè i tagli erano velocissimi. Cioè, veramente bastava oliare la secca, proprio con l'olio di oliva. Si è andato al panificio, cuore di pane di qualsiasi aminò, Di di Fortunato, Fortunato. gentilissimo. E abbiamo preso un bicchierino di olio e abbiamo finito la stanza. Assurdo. E quindi siamo idioti. Sempre le cose alla fine. Però meglio tardi che mai. Meglio tardi che mai, sempre.
Ciao.